La ditta di trasporti Giovanni Tamagnone è stata fondata nel 1950 ed è tuttora condotta dal fondatore, che si avvale in questo periodo dell'opera di 14 dipendenti che si alternano alla guida del parco macchine composto da trattori, semirimorchi ed autogru. Nei primi anni la ditta si è occupata dei trasporti generici per conto terzi. In seguito, verso gli anni 60, si è specializzata nel carico, scarico e trasporto di rotoli di lamiera, i cosiddetti coils. Da un capannone di pochi metri quadri si è passati agli attuali 4 capannoni di 10.000 metri quadri, circondati da ampio spazio scoperto per la manovra dei mezzi di trasporto. I rotoli di lamiera del peso medio caduno di 20 tonnellate sono trasportati da appositi vagoni ferroviari che sono caricati direttamente nelle acciaierie che producono questo tipo di materiale. Altri rotoli arrivano dall'Oriente, trasportati da navi che attraccano al porto di Savona. Le attrezzature della ditta Tamagnone sono totalmente mirate alla particolare attività svolta e consentono di scaricare, trasportare e consegnare i coils direttamente ai clienti con l'utilizzo di un solo operatore. Questa caratteristica consente di svolgere rapidamente il lavoro, con un rapporto prezzo-prestazioni che rende la società estremamente competitiva sul mercato dell'autotrasporto. I capannoni sono utilizzati per il ricovero temporaneo dei coils di proprietà dei clienti, che richiedono anche questo tipo di servizio quando arriva materiale in quantità superiori alle effettive esigenze quotidiane. Le richieste del mercato consentirebbero di ampliare ulteriormente l'attività, ma i costi in genere, le imposte e l'aumento vertiginoso del costo del gasolio impediscono di vedere con ottimismo il futuro in questo settore.